Studenti delle classi prime del Polo 3 di Fano sono stati protagonisti questa mattina a un incontro sul bullismo molto frequente fra le giovani generazioni. L'obiettivo è quello di prevenire e fermare questo fenomeno di forte aumento soprattutto sul sesso femminile. Il bullismo, oggetto di studio tra gli esperti delle scienze sociali, della psicologia giuridica e dell'età evolutiva, si manifesta spesso negli ambienti scolastici e in contesti sociali specifici. I comportamenti reiterati che si configurano come manifestazioni di bullismo sono vari e vanno dall'offesa alla minaccia, dall'esclusione del gruppo alla maldicenza, dall'appropriazione indebita di oggetti fino a picchiare o costringere la vittima a fare qualcosa contro la propria volontà. Argomenti che sono stati trattati durante il convegno di prevenzione organizzato dalla Polizia di Stato all'interno dell'Istituto Battisti. Lo 3 è da diversi anni che è molto sensibile a queste problematiche dei giovani, ai pericoli che presenta la rete, e quindi per educare questi giovani fa riferimento sempre a degli esperti esterni, oltre che al lavoro dei propri insegnanti all'interno, soprattutto per sensibilizzare questi ragazzi. E questa volta sono stati coinvolti i ragazzi delle classi prime. Con l'avvento di internet invece si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, denominato cyberbullismo. Quest'ultimo, a differenza del primo, può a volte costituire una violazione del codice civile penale, per quanto riguarda l'ordinamento italiano anche del codice della privacy, costituendo un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico e attuato mediante gli strumenti della rete. A costituire un danno psicologico della vittima in questo caso possono essere la circolazione online di foto spiacevoli, riprese amatoriali oppure email offensive. Quanto è importante venire a conoscenza di questi argomenti per voi giovani? È importante perché comunque spesso noi giovani c'è sempre questa competizione a essere il più forte, il più grande, il più bravo, essere invidiabili dagli altri, quindi spesso si finisce per anche sottomettere gli altri, chi magari risulta più vulnerabile.